www.maurizzopoli.it. È meglio vedersi in digitale, in video call o di persona. Qui prendo spunto dal grande manager e comunicatore e formatore Sebastiano Zanolli, che saluto, che porta un articolo del Washington Post con una ricerca che poi riporto l'articolo qui in calce al video. Dice: la comunicazione digitale è completamente diversa dalla conversazione persona di persona, faccia a faccia. Una ti darà intuizioni superficiali, l'altra ti darà profondità. Lo dice uno dei cofondatori di Airbnb, Joe Gebbia, dice proprio questo aspetto qui. L'articolo di Washington Post, come diceva, ha rilevato che alcuni dati sorprendenti sull'efficacia della comunicazione faccia a faccia rispetto a quella digitale. Ad esempio, questo lo dico spesso anch'io, le richieste fatte di persona sono 34 volte più efficaci rispetto a quelle fatte via email. Sembra che non si tratti solo di parlare e ascoltare, ma di comprendere veramente l'altro, di creare connessione autentica che vada al di là delle parole. Poi c'è anche la ricerca del MIT, che sottolinea che il 35% della variazione delle prestazioni di un team è spiegato dalla frequenza di interazioni faccia a faccia. Questo non diminuisce l'efficacia della comunicazione digitale che abbiamo imparato e della comunicazione a distanza fatta in mezzi tecnologici, ma, come sottolineo spesso anche io, modestamente, di persona l'efficacia aumenta molto, sempre di più. Empatia, comunicazione, ascolto dà efficacia nella comunicazione sempre. Noi siamo sempre pronti all'ascolto. Io personalmente, il mio sito è www.maurizzopoli.it e alla prossima di persona.